collaborazione con Ristorante da Adele, Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Spazio Relax, Pur Acqua, Popolo Hotellerie, Del Giudice il Fiore del Latte. Salve a tutti, bentornati, eccoci qui per una nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Oggi cominciamo un nuovo percorso che ormai ve lo abbiamo già presentato, è sempre bisettimanale. Trascorreremo 2 settimane in un nuovo ristorante che è nostro amico e ci ha ospitato appunto per i prossimi 14 giorni. Siamo a Termoli, siamo al centro della città, al ristorante da Adele. Siamo in una zona della città che i termolesi amano definire il terzo corso. Ho con me, qui con me, la signora Adele Rossi. Signora Adele, buongiorno, ben trovata. Grazie. Luca Tomeo, che sono praticamente i due manager del ristorante, manager di sala e manager di cucina. E Luca e la signora Adele praticamente sono anche i titolari del ristorante. La particolarità di questo locale ed è qualcosa di molto molto identificativo è che loro, quando sono venuti a Termoli, perché questo locale esiste da 4 anni qui a Termoli, hanno fatto una scelta che tu ci puoi già anticipare. Che cosa avete scelto? Baccalà. Eccolo qui, bravissimo. La nostra proposta di baccalà. Il baccalà. La signora è bravissima nel preparare il baccalà e in queste 2 settimane vedremo tante varianti e tante proposte di, appunto, di ricette che sono tutte a base di baccalà, o quasi. Addirittura vi posso anticipare che avremo anche un dessert, un dolce, baccalà, un dolce al baccalà, per cui vi lascio immaginare. Insomma, che sorpresa sarà per tutti quanti gli amici che ci seguono tutti i giorni qui su Telemolise. Allora, io vedo, signora, che lei ha già preparato delle cose, c'è il baccalà, poi ci dice lei un po', premesso che il titolo della ricetta, lo diciamo, è questo, è un carpaccio di baccalà. Allora, per fare questo carpaccio di baccalà, lei che cosa ha preparato? Allora, vediamo un po'. Le carotine, prezzemolo, le perle di limone e del melograno, i fiorellini freschi, l'insalata e cetriolo. Quindi questi sono gli, e poi c'è questo bel limone. Sì. Questi sono gli ingredienti che servono per preparare questo carpaccio di baccalà. Bene, io vi ho parlato delle persone che sono qui a fianco a me, Luca e la signora Adele, che appunto è la manager della cucina. Però io direi, adesso partiamo con la presentazione, la preparazione dell'antipasto. Conosciamoli un po' più da vicino, rimanete con noi, solo pochi secondi. Sono Luca Tomeo, ho 38 anni e sono il titolare del ristorante d'Adele a Termoli. Sono originario della provincia di Isernia, di Montaquila, e da lì è dove tutto ebbe inizio, perché nel 1987 i miei genitori aprirono il ristorante da Adele. E da 4 anni ci siamo spostati qui sulla costa, dall'entroterra, per portare un po' di piatti così dell'entroterra sulla costa, sposando questa filosofia. E il nostro piatto principale è il baccalà, cuciniamo il baccalà in tante variazioni, in tutte le salse, ed è vero che facciamo anche un dolce al baccalà. Qui a Termoli il nostro staff è composto da sei persone, e la cuoca è mia mamma, ovviamente, Adele, che coordina la cucina e lo staff di 4 persone. E ecco appunto perché il ristorante è d'Adele, per il nome della mamma. Nel nostro ristorante abbiamo anche un'importante carta dei vini. È curata personalmente da me, sono sommelier dal 2009 e anche nel mio tempo libero. Mi piace molto visitare le cantine, andare un po' in giro per l'Italia, a vedere le cantine, assaggiare degli ottimi vini, in modo che poi dopo nel mio ristorante riesco ad avere una proposta di abbinamento cibo-vino ideale e per soddisfare al massimo il cliente in ogni sua richiesta, sia nel mangiare che sul bere. E vi ho raccontato tante cose di me e adesso credo che sia arrivato il momento di conoscere appunto mia mamma, la cuoca Adele. Sono Adele Rossi, sono io la cuoca del ristorante che porta il mio nome. Sono 32 anni che faccio la cuoca e adesso sto a Termoli. Dovete venirci a trovare per provare la nostra cucina.
Avete sentito raccontare un po' la storia di Luca e anche della signora Adele. Io direi che a questo punto, Luca, possiamo passare alla fase di preparazione e lavorazione del nostro antipasto carpaccio di baccalà. Sì, signora Adele, sì. Lei è... Allora, oggi prepariamo il carpaccio di baccalà. Nel frattempo che lei prepara il carpaccio di baccalà... Io Luca ti devo fare una domanda, che, come ti posso dire, mi è venuta spontanea dal momento che tu mi hai detto: guarda Gigi, vorrei anche nel mio locale lo staff in cucina con lo chef. Allora, penso che facciamo anche, tra virgolette, scuola. Mettiamo l'insalatina. Sì, intanto che la mamma prosegue. Che differenza c'è tra il baccalà e lo stoccafisso? Questo ce lo devi dire, perché penso che tante persone non lo sappiano. Noi usiamo il baccalà. Comandi dello stop, vada, ne vogliono. Non continuare. Ma noi usiamo solo di esclusivamente. Allora, il prendiamo il cuore di baccalà. Nel nostro paese che si utilizzava il baccalà, lo stocco nella nostra cultura non c'era. C'era il baccalà. Adesso... La differenza tra il baccalà e lo stoccafisso, ecco, è appunto che lo stoccafisso è sempre un merluzzo, che Gadus morua o Gadus macrocephalus, che viene dal nord Europa, dall'Atlantico o dal Pacifico. E, beh, diciamo che questo merluzzo che viene eviscerato e poi dopo viene messo ad essiccare su delle grate all'aria aperta al sole, e questo è lo stoccafisso. Invece il baccalà viene eviscerato e poi dopo viene messo sotto sale e conservato sotto sale per 6 mesi e più di 6 mesi. Noi usiamo, ecco, appunto il baccalà. Quindi per scelta, comunque, prodotto che viene dalla Norvegia. Norvegia, viene... Isole Faroer, dal nord Europa, sì, dal nord Europa. La signora Adele ha preparato questa, diciamo, fantasia di insalatina, l'ha tagliata e adesso sta proprio realizzando il carpaccio, che è molto, sì, sottile. Col cuore di baccalà. Ecco, il cuore di baccalà. E, io poi sono anche curioso, la fase di dissalazione del baccalà è una fase molto importante e ha anche una certa durata. Tu ci puoi aiutare in questa? Assolutamente sì. Il baccalà, quando lo prendiamo i pezzi interi di baccalà, senza testa ovviamente, e lo si mette a dissalare. Lo mettiamo a dissalare, facciamo prima la divisione del baccalà, la codina, la parte della pancia e il cuore. Noi la fase di sezionamento. Di sezionamento esattamente del baccalà. Infatti noi usiamo molto il cuore del baccalà, specialmente per quasi tutte le ricette sono col cuore di baccalà. Ha un periodo di dissalamento di 5 giorni, il filetto 5-6 giorni. È importante farlo sempre in acqua fredda, sempre a temperatura fredda, perché il baccalà non deve avere questo sbalzo termico che poi dopo andrà a compromettere sia il profumo che il gusto del baccalà. E quest'acqua va sostituita giornalmente, ogni giorno va sostituita, sempre acqua, con l'acqua fredda. Io posso continuare? E prego, prego, continui pure signora, lei deve continuare. Mettiamo un poco di limone fresco, limone. Il succo di limone. Ci sta sempre bene. Sì. Quindi poi dopo, noi adesso in questo lo facciamo con delle verdurine fresche, una crudité di verdurine. Oggi ci mettiamo anche il melograno, perché è periodo di melograno, allora mettiamo il melograno. Siamo al posto del pepe, di solito usiamo anche il pepe rosa, però al posto del pepe rosa oggi abbiamo deciso di mettiamo mettere il melograno. Mettiamo un po' di cetriolo. Ma adesso facciamo delle rotelline, anche delle rondelline di cetriolo, così mettiamo un po' di. Quindi anche un piatto colorato. Praticamente... Sì, bello fresco da mangiare d'estate e gustoso da mangiare d'inverno con degli abbinamenti stagionali anche, sì. Per cui è pesce crudo praticamente. Sì, è pesce baccalà crudo. Baccalà crudo, baccalà crudo che può essere consumato crudo. Il baccalà è forse è uno di quei pesci che non ha problema di anisakis, tra virgolette, perché con tutto il periodo di stagionatura sotto sale che fa l'anisakis va a morire, quindi non c'è problema di anisakis. Quindi non ci sono rischi. E quindi non ci sono zero rischi. Non ci sono rischi. Col benissimo. Baccalà crudo non ci sono rischi. E comunque già esteticamente mette voglia. Mettiamo un po' di melograno. Certo, ma penso che questa sensazione del crudo, sì, effettivamente
ecco il melograno per dare quel colore. Tocco di colore. Poi una cosa che mi ha incuriosito quando mi hai detto un po' di perle di limone. Le perle di limone sono... Questa è una sferificazione di limone. È un limone concentrato, sferificato. È un'esplosione al palato di limone che è molto molto gustoso. Poi si sposa benissimo col pesce, col carpaccio in questo caso, è veramente un'ottima trovata. Quindi tu lo servite così, praticamente ci siamo. I fiori commestibili, di fiori. Due fiori freschi. Che si possono. Un po' di fiorellini, che completa, ecco, un carpaccio, una bella insalata di carpaccio. Veramente, vedendolo, mi sembra, mi dà molto l'idea, anche se siamo in autunno, a me dà l'idea della primavera, dei colori. Però, giustamente, come dicevi tu, lo si può mangiare tutto l'anno. Sì. Chi ama queste. Proprio il pesce crudo, questo contrasto tra... Ah, ci metto un fiorellino in mezzo. Perfetto, benissimo. Una goccia di olio. Olio Evo, naturalmente, sì. Extravergine di oliva. Con un olio Evo, un olio molisano, prodotto molisano, cerchiamo di dare tanta molisanità. Sì, anche voi, tu mi dicevi nel briefing che abbiamo fatto, quando abbiamo definito... Un po' di prezzemolo. Quello che sarebbe stato il percorso che faremo nei prossimi giorni, che... Usi molto i prodotti del territorio. E il carpaccio è pronto. Benissimo, allora guardi, io a questo punto lo pongo a favore di telecamera e potete vedere questo contrasto di colori. A chi piace il crudo, senti, adesso visto che siamo arrivati al termine praticamente, tu sei anche sommelier. Sì. Allora, abbinato a questo antipasto, questo carpaccio, che cosa ci consiglieresti? Come vino? Allora, visto che hai preparato... Ho preparato una bottiglia del vino che io vado ad abbinare con questo carpaccio, sempre un vino molisano. Vino bianco? Vino bianco, ovviamente, una malvasia non dolce, una malvasia secca. Nelle terre di Campomarino, un ottimo vino bianco da poter abbinare al nostro carpaccio. Quindi carpaccio con questa crudité di verdure, questi colori, baccalà, il cuore del baccalà. Signora, io... Come primo appuntamento, come prima puntata di queste due settimane in cui staremo insieme, non posso che farle i complimenti. Grazie. E dirle brava. Grazie. E invitiamo i nostri amici che ci seguono da casa, che gli ricordiamo che domani siamo ancora qui dal ristorante da Adele di Termoli. Ciao a tutti e alla Ciao, prossima grazie. Puntata. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Ciao Luca. Arrivederci. Arrivederci da Ristorante da Adele. Arredamenti spazio cucina vitale. Spazio relax. Pur acqua. Popolo Hotellerie. Del Giudice, il fiore del latte.